dal 1975, con il trittico della violenza, Fossali, qualche anno dopo, nel 1979, passa a realizzare un altro trittico, la presa del potere dell'Olimpo. Ritorna la conchiglia, ma in questo caso è una conchiglia riversa verso terra. E qui non viene fuori una Venere botticelliana. Qui, da questa conchiglia, emerge il caos. Emerge qualcosa di completamente irrazionale. Qualcosa che, come si fa a spiegare ad una mente umana? Un uomo che, boh, cosa fa? Bacia un animale fantastico, un grifo, un qualcosa che nasce con degli zoccoli da cavallo, forse è un cavallo, è comunque qualcosa che viene fuori dalle viscere del mito. Ebbene, Fossali comincia a guardare la realtà, ma ad accentuare la realtà con una certa visionarietà. Ed è questa visionarietà che vive tra il razionale e l'irrazionale, come del resto lui stesso scrive. In un mondo dominato dall'irrazionalità, l'estrema opposta irrazionalità tende ad identificarsi falsamente con la ragione. E del resto falsamente la società è conquistata dagli dèi. E allora questo Kyros, questo Apollo, questo dio in qualche modo dell'Olimpo, che con una spada di vendetta, quasi a ricordarci un po' quella del 75 nel trittico della violenza dell'Apocalisse, ebbene ormai questo dio, che è un po' il dio dell'omologazione, che è un po' il dio del potere, che è un po' il dio della politica, che è un po' il dio dell'oppressione sull'uomo, non fa altro che ucciderlo, l'uomo. E del resto anche le campane ricordano che forse, così come per Fossali, questa immagine nei confronti della società è vera, anche loro ricordano qualcosa di vero. E del resto quel qualcosa di vero è la tecnologia. La tecnologia che la storia ci ha insegnato attraverso l'industrializzazione è arrivata per aiutare l'uomo, per aiutare il progresso dell'uomo. Eppure quell'uomo, Fossali, lo vede completamente schiacciato, divelto a terra da quella tecnologia. E allora la storia dell'Olimpo, la storia della mitologia, o meglio, la mitologia di una storia tanto antica che era fatta di capitelli, di colonne scalanate, di templi, di tori e di trochili e quindi di elementi architettonici, quegli elementi architettonici sono come completamente inghiottiti da questo tubo che apre poi a tutta una serie di altri elementi tecnologici, a tutta una serie di altri elementi di industrializzazione. E tutti questi elementi di industrializzazione hanno annientato la storia e per Fossali hanno annientato l'uomo che ormai è lì. La tecnologia, il progresso e in tutto questo bagliame anche la televisione. Lo schermo televisivo è lì, in questo cielo rosaceo, morbido, temperato, dolce, visionario. Ebbene, come una sorta di nuova teofania, di nuova rivelazione, Fossali inserisce lo schermo televisivo. Quello schermo televisivo che per lui è appunto l'annientamento della persona. E quello schermo televisivo nel 79, ma anche negli anni 80, direi nel 1987, ritorna, ma ritorna negli anni 70, alla fine degli anni 70. L'uomo è seduto là,
al posto di Prometeo, quel Prometeo che è seduto sulla sua sedia in casa sua e che però è incatenato, incatenato perché l'Aquila, che ancora una volta esce da uno schermo televisivo, si sta completamente impadronendo della sua testa e quindi del suo volere. Siamo nel 1987, è passato qualche anno e Fossali qui interpreta il suo sentire, ma è un sentire che si sviluppa anche come pagine di un diario della sua vita. La sua fisicità, la fisicità umana di Fossali si è in qualche modo destabilizzata, la sua salute ha qualcosa che forse lo corrode dentro e c'è un problema alla vista. Ebbene, questo problema ad un certo punto, agli inizi degli anni Ottanta, trova uno spiraglio di luce, trova una guarigione e questa guarigione forse può essere veicolata attraverso l'immagine di questo interno. Perché l'interno che cosa è? È una donna nuda che si copre un seno, che dorme, inserita su questo letto violaceo, ma noi la vediamo attraverso uno strumento, attraverso un filtro, e di questo filtro percepiamo tutta la sua corporatura. Percepiamo l'ossatura verde che perimetra completamente il quadro e percepiamo la staffa orizzontale e poi percepiamo quelli che sono le varie staffe di chiusura, e cioè lo strumento della tapparella. Fossali da lontano, su una strada, o forse meglio seduto sulle sedie di un bar, guarda da lontano e, convinto di non vederci bene, in realtà qualcosa vede. E la prima cosa che vede è la tapparella. E allora guardare attraverso il filtro della tapparella ciò che all'interno sta. Ecco perché questo, potremmo dire, è il quadro della rinascita degli anni Ottanta, perché in realtà è un interno, ma è un interno tensione, attraverso questi fili elettrici che tagliano a metà il quadro. La tensione è quella di qualcosa che testimonia, qualcosa che sta rinascendo, che si sta stravolgendo, ma che in realtà c'è e che in realtà per lui è una tensione, perché ancora non la capisce fino in fondo, ma comunque vede, vede e ritorna a vedere dalla tapparella. E ritorna a vedere da una tapparella ricordando il suo passato, ricordando quello che è stato. E qui mi viene da pensare che il trittico della violenza, che il trittico della presa dell'Olimpo, erano esposti, sì, erano esposti in una grande mostra, 1984, una mostra alla Rotonda della Besana che racconta la parabola figurativa di un gruppo di artisti che vogliono allontanarsi dalla critica ufficiale e allora per questo chiamano storici dell'arte, o meglio studiosi, o meglio cattedratici universitari, Aurora Scotti Tosini e Antonello Negri, per fare alla Rotonda di Via Besana una mostra raccontando gli aspetti della figurazione tra gli anni 70 e il 1983. E nell'84, nel febbraio del 1984, si inaugura questa mostra che per Fossali sarà in realtà un momento di riscatto, sarà in realtà il momento, direi quasi culmine, della sua visionarietà pittorica. E quindi Fossali assume un carattere, direi, più forte, più sicuro, che però, come abbiamo appena detto, attraverso quella tapparella, poi lo debilita per cominciare a vivere tappe
successive da questo 1984 e da questo 1987 che poi lo portano a guardare in parte alla realtà, ma attraverso il filtro del sogno, attraverso la mitologia. Del resto, la vita di Fossali è come un libro aperto e così lo è la sua pittura. E allora in questa teca sono stati così inseriti 2, 4, 5 libri, 4 libri d'artista e poi una edizione che appunto Fossali fa collaborando con un poeta all'interno di questo libro che è una collana, Il cerchio d'ombra, e allora ci sono dei disegni di Fossali e delle poesie che non sono di Fossali, ma soprattutto i due libri riportano al tema importante per Fossali, e cioè il mito e nello stesso tempo la televisione. E ci sono pagine che sono aperte come fossero schermi televisivi e pagine che invece sono aperti a segreti molto intimi. E questi segreti ricordano l'Eros, che può essere una delle vetture della nostra vita, ma possono anche ricordare il momento in cui un uomo chiude la sera il diario della sua giornata e ricorda. E Fossali, oltre a ricordare, dipinge. Poi ci sono anche così dei ricordi che non fa più Fossali, ma che fa Gabriella Prosdocimi Fossali, che dopo la morte dell'artista ha catturato delle piccole immagini che Fossali aveva realizzato e li ha impaginati come fossero libri d'artista, per ricordare ancora una volta. E per ricordare si ricorda anche attraverso il mito, si ricorda anche attraverso un tripode. Ebbene sì, dal 1995, ma con più precisione nel 96 fino al 1998, Fossali si dedica a un ciclo che poi sarà rappresentato in una prima e poi in una seconda mostra molto importanti, e il ciclo è dedicato alla Pizia. E con coscienza la Pizia è per Fossali il rifugio nel mito, perché un uomo cerca se stesso, come dirà la critica, Fossali cerca se stesso in uno spazio privo di riferimento a qualsiasi valore. E in questo spazio privo di riferimento a qualsiasi valore, Fossali dice, l'unica certezza è l'erotismo. Ed è proprio così. La Pizia canta, proclama i suoi vaticini da Delfi, da questo Olimpo, appoggiata al suo tripode, e quel tripode per Fossali diventa il tubo catodico di uno schermo televisivo, e questo tubo catodico è rappresentato con Piton. Piton che annienta la testa, che annienta la razionalità. E allora la storia di questa irrazionalità, o meglio di questa razionalità mitologica in Fossali, esiste perché, come diceva qualcuno, queste cose non avverranno mai, ma sono sempre. E del resto l'Onfalo, a cui
Lapizia attendeva sempre per Fossali e lì, presente, immerso in questo segno visionario, in questo segno turgido ma nello stesso tempo schematico e nello stesso tempo nervoso e nello stesso tempo inquieto, è un segno nevralgico, è un segno forte, è un segno appuntito, è un segno che delimita che cosa? La presenza, l'essere. E l'essere che cosa? Questa lotta di Apollo con Piton. E allora forse delle carcasse, e allora forse la figura di Piton con le fauci aperte e poi Apollo. Ma Apollo dov'è? E già. Apollo è sovrano. C'è ancora Piton? Presente, che vive, che arriva, che sale e poi appunto questa figura lassù in alto. Il sovrano potere di qualcosa che ormai è racchiusa lì, in quell'alveolo di mito che noi forse poco possiamo individuare nella visionarietà dell'artista, ma ciò che si può individuare sono gli oracoli ai teopropoi paganti, perché questi teopropoi ormai non sono più puri, non sono più semplici, hanno raggiunto anche loro un'omologazione, perché arrivano verso i loro oracoli, ma i loro oracoli ormai sono la televisione, sono il progresso, sono l'omologazione, ormai i loro oracoli non sono più gli oracoli mitologici, non sono più gli oracoli che consigliano qualcosa di straordinariamente semplice, di straordinariamente reale, di concreto, di vero. Qui ormai, per farsi raccontare la verità, che non è una sola ma possono essere tante, bisogna pagare. E allora i teopropoi sono paganti. E sono paganti e si insediano, così come la Pizia si insedia e si insedia e nascono le danze bacchiche, e allora si insedia e nasce l'irrazionalità, e allora si insedia ed emerge forse dall'oscurità della notte una conchiglia che è comunque la conchiglia dell'ascolto, che è comunque la conchiglia di chi chiede di essere guardata, di chi chiede armonia e di chi chiede di essere ancora una volta ascoltata. Quindi l'insediamento della Pizia, l'insediamento della danza bacchica, l'insediamento dionisiaco, ed ecco qui le celebrazioni dell'Eros. Quando la Pizia si allontanava, Dioniso emergeva con le sue danze, ed ecco qui che l'Eros emerge. E allora da questi fauni virili, da queste fanciulle altrettanto succulentemente desiderose di erotismo, inserite in questa sorta ancora una volta di perimetro che segna il quadro, che è il perimetro di uno schermo televisivo, e questo perimetro non fa altro che ancora una volta raccontarci una teofania. Perché in Fossali il mito è come guardare attraverso uno specchio, magari ad occhi chiusi, e pensare a come raccontare la realtà sociale che lo circonda, non più arrovellandosi attraverso immagini forti, vibranti, di reale, ma attraverso immagini vibranti composte da questo segno, da questo ductus pittorico, direi quasi post-impressionista, immediato, di getto, forte, violento, che lascia intravedere la realtà, che non la racconta fino in fondo perché è una realtà visionaria, ma che in realtà racconta la realtà. E da questo gioco di parole che cosa emerge? Emerge il desiderio di raccontare attraverso il vedo non vedo, attraverso il non detto tutto fino in fondo. Ecco che cosa accade. E accade che al di là della Pizia, comunque, queste danze si fanno canzoni, si fanno violenza, si fanno possesso. Questo fauno
con questa ninfa che danza, ma danza perché? Perché è presa dal possesso erotico, perché ciò che rimane vero e forte è soltanto l'erotismo. E allora lui che cosa fa con la sua testa, che ormai non è più testa, perché è violenza carnale? Va lì, fra le cosce, guarda, osserva, lecca, annusa, sente. E del resto è lì il cuore del mondo. E Fossali tenta di capire, tenta di ascoltare, tenta di annusare e, perché no, tenta anche di leccare. E quest'altro Dioniso guarda Arianna che danza, ma Arianna mica danza per niente, sa. Arianna danza per intortare Dioniso. Arianna danza perché vuol farsi vedere bella, suadente, desiderosa, voluttuosa. Arianna danza per Dioniso e l'irrazionalità che danza per annientare la ragione.